Buona domenica da Alessandro Di Bussolo del Centro Televisivo Vaticano. Siamo collegati in diretta con il cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, residenza estiva di Benedetto XVI, che qui si tratterrà ancora fino a domenica prossima, 30 settembre. Oggi, 25esima domenica del tempo ordinario, è il giorno della memoria liturgica di San Pio da Pietralcina e San Lino Papa. Benedetto XVI in questi giorni ha avuto modo di tornare sull'importanza fondamentale per la società e per la Chiesa della famiglia. Ieri, incontrando l'Internazionale Democratico Cristiana, ha ribadito che, partecipanti all'incontro dell'Internazionale Democratico Cristiana, ha ribadito che i politici, specie se animati dalla fede, devono impegnarsi per la difesa della vita e della famiglia. Il rispetto della vita in tutte le sue fasi, dal concepimento fino al suo esito naturale, è un impegno, ha detto il Papa, che si intreccia infatti con quello del rispetto del matrimonio come unione indissolubile tra un uomo e una donna e come fondamento a sua volta della comunità di vita familiare. La famiglia è una radice, ha detto Benedetto XVI, che alimenta non solo la singola persona ma anche le stesse basi della convivenza sociale, e rappresenta il principale e più incisivo luogo educativo della persona. Concetti espressi anche venerdì nell'udienza al primo gruppo dei vescovi francesi in visita a Blimina. Ma ecco Benedetto XVI, preghiamo con lui. Cari fratelli e sorelle, nel nostro cammino con il Vangelo di San Marco, domenica scorsa siamo entrati nella seconda parte, cioè l'ultimo viaggio verso Gerusalemme e verso il culmine della missione di Gesù. Dopo che Pietro, a nome dei discepoli, ha professato la fede in lui, riconoscendo come il Messia, Gesù incomincia a parlare apertamente di ciò che gli accadrà alla fine. L'Evangelista riporta tre successive predizioni della morte e risurrezione al capitolo 8, 9 e 10. In esse Gesù annuncia in modo sempre più chiaro il destino che l'attende e la sua intrinseca necessità. Il brano di questa domenica contiene il secondo di questi annunci. Gesù dice: il figlio dell'uomo, espressione con cui disegna se stesso, viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà. I discepoli però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. In effetti, leggendo questa parte del racconto di Marco, appare evidente che tra Gesù e i discepoli c'era una profonda distanza interiore. Si trovano, per così dire, su diverse lunghezze di onda, così che i discorsi del Maestro non vengono compresi o lo sono soltanto superficialmente. L'Apostolo Pietro, subito dopo aver manifestato la sua fede in Gesù, si permette di rimproverarlo, perché ha predetto che dovrà essere rifiutato e ucciso. Dopo il secondo annuncio della passione, i discepoli si mettono a discutere di chi tra loro sia il più grande. E dopo il terzo, Giacomo e Giovanni chiedono a Gesù di poter sedere alla sua destra e alla sua sinistra quando sarà nella gloria. Ma ci sono diversi altri segni di questa distanza. Ad esempio, i discepoli non riescono a guarire un ragazzo epilettico che poi Gesù guarisce con la forza della preghiera. O quando vengono presentati a Gesù dei bambini
i discepoli li rimproverano e Gesù invece indignato li fa rimanere e afferma che solo chi è come loro può entrare nel regno di Dio. Che cosa ci dice tutto questo? Ci ricorda che la logica di Dio è sempre alta rispetto alla nostra. Come rivelò Dio stesso per bocca del profeta Isaia, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Per questo seguire il Signore richiede sempre all'uomo una profonda conversione da noi tutti, un cambiamento nel modo di pensare e di vivere. Richiede di aprire il cuore all'ascolto per lasciarsi illuminare e trasformare interiormente. Un punto chiave in cui Dio e l'uomo si differenziano è l'orgoglio. In Dio non c'è orgoglio, perché Egli è tutta la pienezza ed è tutto proteso ad amare e donare vita. In noi uomini invece l'orgoglio è intimamente radicato e richiede costanza, vigilanza e purificazione. Noi che siamo piccoli aspiriamo ad apparire grandi ed essere primi, mentre Dio che è realmente grande non teme di abbassarsi e farsi l'ultimo. E la Vergine Maria è perfettamente sintonizzata con Dio. Invochiamola con fiducia affinché ci insegni a seguire fedelmente Gesù sulla via dell'amore e dell'umiltà. Angelus Dominum salvit Maria. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ecce Ancilla Domini. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri, et Filio, et Spiritu Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritu Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritu Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Cari fratelli e sorelle, ieri nella città francese di Troyes è stato proclamato beato il sacerdote Louis Brisson, vissuto nel secolo XIX, fondatore delle Oblate di San Francesco di Sales.
Mi unisco con gioia al rendimento di grazie della comunità diocesana di Troyes e di tutti i figli e le figlie spirituali del nuovo beato. Cari pellegrini di lingua francese, vi ringrazio di cuore per le vostre preghiere che hanno accompagnato la buona riuscita del viaggio apostolico in Libano e per l'estensione nell'intero Medio Oriente. Continuate a pregare per i cristiani del Medio Oriente, per la pace e per il dialogo pacifico tra le religioni. Ieri sono stato spiritualmente unito nella gioia dei fedeli della diocesi di Troyes, riuniti per la beatificazione di Padre Luigi Brisson, fondatore delle Suore Oblate e Oblati di San Francesco di Sales. L'esempio del nuovo beato illumini la vostra vita. Egli diceva: ho bisogno di Dio, è una fame che mi divora. Come lui imparate ad aver fame di Dio e a ricorrere costantemente a lui con fiducia. Buona domenica a tutti. Saluto tutti i visitatori di lingua inglese presenti alla preghiera dell'Angelus. Nel Vangelo di oggi il nostro Signore rivela ai suoi discepoli che egli sarà consegnato alla morte e risorgerà per la nostra salvezza. Mentre riflettiamo sulla chiamata ad essere gli ultimi di tutti e servitori di tutti, possa il supremo atto d'amore di Cristo sul Calvario essere sempre la nostra vera misura della grandezza. Dio benedica voi e i vostri cari. Ora in tedesco rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini e visitatori dei paesi di lingua tedesca. Nel Vangelo di oggi sentiamo come Gesù ha voluto istruire i suoi discepoli su un argomento particolare. Egli annuncia la sua passione e la sua morte e parla anche della sua resurrezione. I discepoli non capiscono il significato delle sue parole. Anche noi dobbiamo continuamente imparare a capire più profondamente il mistero di Cristo, il mistero della croce. Per colui che apre il suo cuore al Signore e accoglie il dono della salvezza operata da Cristo, sofferenza, malattia e morte non sono più le ultime parole. Egli sa di essere unito a Cristo e chi appartiene al Signore partecipa della sua resurrezione e della vita eterna. Auguro a tutti voi una domenica benedetta. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua spagnola. Che partecipano a questo Angelus. Il Vangelo di oggi ci parla di un atteggiamento fondamentale del cristiano che deve sempre imparare da Cristo. Non desiderare il potere e l'importanza, sino con essere al servizio dello stimato, ma essere al servizio. Il potere di Dio si manifesta precisamente, la potenza di Dio si manifesta proprio nell'umiltà. Come unico onnipotente, lasciare che lui sia l'unico onnipotente, che l'umile Vergine Maria, che si celebra domani con il titolo della Mercede, abbia pietà di noi e ci aiuti nel cammino verso Cristo, il vero portatore di pace e gioia nel cuore degli uomini. Buona domenica. Certissimo viene Cheruin Topolakov. Un cordiale saluto ora rivolgo ai polacchi. Cirs, Evangeli. Grazie.
Nel Vangelo di oggi Gesù presta una speciale attenzione ai bambini. Dice: chi accoglie uno di questi bambini nel mio cuore, nel mio nome, accoglie me. Chiediamo a Dio che queste parole ispirino tutti coloro che sono responsabili del dono della vita, delle degne condizioni di esistenza e di educazione, della sicura e serena crescita dei bambini. Ogni bambino possa godere dell'amore e del calore familiare. Dio vi benedica. Grazie. Sono lieto di accogliere da vari paesi le sorelle del Collegio Missionario Mater Ecclesia di Castel Gandolfo. Alle quali auguro un sereno e fruttuoso anno di formazione e di vita comunitaria. E rivolgo infine il mio cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare, i soci della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, cari amici, esprimo apprezzamento per il vostro impegno in favore della salvaguardia del creato e vi ringrazio per i doni. Saluto i fedeli della parrocchia di Sant'Agostino in Piceglie. Nel centenario della sua istituzione e la sezione di Perugia dell'Associazione Maestri Cattolici. A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Grazie, buona domenica a tutti voi. L'applauso e l'entusiasmo degli oltre 4.000 fedeli raccolti nel cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo salutano il Papa che fa rientro nelle sue stanze. È il penultimo Angelus che il Papa tiene qui a Castel Gandolfo. Il Papa ha sottolineato, analizzando il Vangelo di questa domenica, come la logica di Dio sia sempre altra rispetto alla nostra, come infatti in noi uomini è radicato l'orgoglio che richiede costante vigilanza e purificazione, mentre in Dio non c'è orgoglio perché Egli è totale pienezza ed è tutto proteso ad amare e donare la vita. Per questo è richiesta a noi una profonda conversione, un cambiamento del modo di pensare e di vivere che richiede di aprire il cuore all'ascolto per lasciarsi illuminare e trasformare interiormente. Noi che siamo piccoli aspiriamo infatti ad apparire grandi, ad essere i primi, mentre Dio, che è realmente grande, non teme di abbassarsi e farsi ultimo. Quindi l'invocazione alla Vergine Maria, che è perfettamente invece sintonizzata con Dio, al contrario dei discepoli. Invochiamola con fiducia, ha detto il Papa, affinché ci insegni a seguire fedelmente Gesù sulla via dell'amore e dell'umiltà. Alessandro Di Bussolo per il Centro Televisivo Vaticano ringrazia tutti voi per aver voluto seguire questo appuntamento e a pregare con Benedetto XVI. Un grazie ai tecnici del CTV e della Radio Vaticana che ci hanno portato quasi fisicamente.